Ecco, ci siamo. Siamo per cominciare il nostro TG odierno. Oggi, giovedì 16 aprile, San Lamberto, miette ce semba, manatoie, edizione straordinaria. All right. Ogni sera nascosto, ogni sera così, io ma frigge mia moglie, io ma ciro TG. Ma su sistemi come noi sim, non lo capisce se non c'è Napoli, non capisce se c'è. Si riesce da mattina, già con malerina, fatta un panino e un bicchiere di vino. Ai ai ai, edizione straordinaria, vorrei. Eccoci qua! Salve cari amici, ma con piacere a trovarvi ogni sera qui precisi e puntuali nel nostro programma edizione straordinaria 2.0, il programma più ricco di cose in meno tempo, perché noi duriamo 15 minuti ma ci sono tante cose, anche perché non riesco a controllare ciò che avviene in questo fantastico studio che è molto bello, tutto bello, lo vedete quanto è bello, ma purtroppo io non tengo un assistente di studio qui la serie, perché io tengo un assistente di studio che è veramente San Maratà, si paccare, Geppino! Bella puntata, oggi è una bella puntata. Sì, è una bella si puntata. Fai fare, c'è Pino. Io perché lo conosco da tanto, vi ho visto in forma oggi. Come che si forma? Ma fai passare forma. Voi non lo potete dire, perché voi fate acqua o l'acqua fresca. Il guardaporta qua, hai capito? Guardaporta, bravo, e guarda. Assistente di studio. Di studio? Di studio, hai capito? È andata, c'è, è una bella puntata. Sì, se ci fai fa. Cioè, sì, capite che sei su? Che vuol dire che sei su? Che vuol dire? Che vuol dire? Andiamo avanti. Allora, cominciamo. Cominciamo. Regia, scusate, perché ogni telegiornale, ogni tanto, un conduttore ha da parlare con la regia. Che è? Salvini in collegamento. Matteo Salvini ormai della Lega. Chi è ingenuo? Ma perché? Sì, vabbè. La mamma perché una moneta unica. Da importanza al programma, Salvini, capito? Io non sono in Italia, ma in, sta tutto in Spagna, in Portogallo. Ho capito. Senti, va bene, basta così, l'abbiamo messo, l'abbiamo fatto sentire, perché sapete che Matteo Salvini va in ogni programma, in ogni dove, e quindi voglio dire, se viene anche da noi vuol dire che il nostro programma è un programma seguito e lui ci tiene. Poi non amma fa breca, noi siamo del sud, ce l'avimo cucchi di là del nord, capito? Io non mi posso mettere a dire, anche se, anche dovrei dire che se Salvini viene a Napoli, io non lo so come a Salvini. È scappato, mi è scappato, perdonate, mi è scappato. Per Salvini, sì, vabbè, però scusami mo, sì, ho capito, ma tu ogni volta mi fai stufato la trasse. Allora, tu lo vedi questo? Io qua te lo metto, io qua te lo butto, capito? Se non te ne va. Ciao Mimmo Dani, Allora, cari amici, veniamo adesso a un collegamento serio. Cerco di fare un collegamento serio perché vogliamo collegarci addirittura con Sua Santità Papa Francesco, che reduce da questo viaggio a Napoli, dove veramente è stata una giornata il 21 marzo eccezionale. Io vorrei cercare di sapere da lui i suoi sentimenti, i suoi pareri per questa visita che ha fatto a Napoli, e quindi ci colleghiamo, signore e signori, con grande orgoglio con Papa Bergoglio. Ecco. Fratelli e sorelle, oh, mamma mia. Vabbè, buon pranzo, ecco, sagra, è il vescovo di Roma, sì. È persona semplice, ecco, che vi saluta da qui, da questa finestra, per questa darvi finestra. Tante cose che tante cose che deve dire che Papa Emerito, la deve smettere di suonare il pianoforte quando io parlo da finestra. Ratzinger, e ti metti dentro Reggi. Emerito Papa Emerito Ratzinger. E sapete, lui vive in questa stanzetta. Si è fatto dare il pianoforte. Ecco, il pianoforte da mattina a sera, e orecchie. Ogni volta che devo parlare. Allora, un po' di pazienza, mi fa perdere il filo. Fratelli e sorelle, buon pranzo.
Allora che lo vedi? E allora vedi, lo vedi che lo fai apposta. Papa Emerito, smettila di suonare sta canzone. Sta suonando. Basta. La devi basta. E lo fa apposta. E con questo per Elisa, per Elisa, per Elisa, per Elisa, per Elisa, per Elisa. Che? Quattro, è uscito quattro. Chi? Qua, a me è uscito quattro. Io non ho fatto niente. Ma per chi era? Per me? Ma no. Non lo so, io mi elimino. E va bene. Allora, dicevo, non è possibile. E allora, vi dico perché. Papa Emerito Ratzinger è invidioso. È invidioso di me che fa suo papa. Poi è arrabbiato con me perché ultima volta che io ho venuto a Napoli non le ho portate sfogliatele. Ma ce l'avevate promesso, ma mi sono dimenticato. Tenevo e il cardinale di Napoli dentro alle orecchie, e poi le suore di clausura che si sono buttate addosso. E non è stata una giornata facile. No, come potevo ricordare pure di andare a comprare sfogliatelle? Se l'è legata al dito e no. Ma veramente, grazie. Va bene. Comunque, il vostro Papa Francesco vi saluta. Grazie, grazie. Con il suo canto preferito. Qual è il canto di Gigione? No, ma Gigione Francesco! No, addirittura. Dai! Ma Gigione, Gigione non si può, io! Papa Francesco, c'hai tanto! Impara a fare questa, ragazzi! Non impara a fare sì che è musica! Dai, Gigione! Senti, da con tutto rispetto, però. Gigione, no! Ti piace, va bene, va bene! Papa Francesco, rimani per sempre con noi! Vabbè, che il Signore grazie. Vi benedica. Grazie, vabbè, bello Papa Francesco. Questo concetto mi piace di fratellanza che tiene Papa Francesco. Oh, agite fratellanza! Ma no! Tu sei spassa, sono soggetto storio. Maccaro! Maccaro! Bravo, fratellanza! Vattene via! Non si può fare il TG in segno così! Geppine, Geppine, mannaggia, mannaggia! Allora, va bene, uno parla di papa, la fratellanza esce frate a me, frate a te, frate a giù! E già, su! Siamo seri! Oh, come si fa a essere seri adesso? Dobbiamo fare un collegamento con Gennaro D'Auria. Gennaro D'Auria, che il quale Gennaro D'Auria ha abbandonato questa terra, non nel senso che se n'è andato, è andato di là, non nell'aldilà, è andato di là perché pare che abbia acquistato un'astronave e viaggia nello spazio alla ricerca di cose dell'altro mondo. E noi ci colleghiamo con la stazione radio Figli delle Stelle. Gennaro D'Auria, ci sei? Attenzione che... Con logo ecco, a girare la testa. Questa astronave è bella e cara, ma te lo studi fetta la frizione che sta troppo alta. È un difetto tipico di questo modello. Regia! Ferma, regia, fermati, ferma. Oh, noi abbiamo parcheggiato automaticamente a sceriffo. Ma che significa? Voi non lo sapete che automaticamente quando uno parcheggia la macchina, come si dice, come a spina di pesce, di si traverso, dice che automaticamente ha parcheggiato a sceriffo. Linee libere! Linee come sta? Veramente qua. Molto chi è? Dai, quando dice stanco, pater! Tu stai ancora là! Praticamente voi lo sapete che invece il grande mago Gennaro si è spasseriato di avere a che fare con tutti questi scartapelli, ma ha già cattato una bella astronave, di seconda mano, un difetto la frizione, ma chi se l'ha fatto, si prende bene a Cangò, dove io praticamente automaticamente da qua sopra vedo tutte le cose che voi umani non potete apparire, automaticamente. Che mangiate? Dovete sapere che abbiamo delle pinnole, pinnole che uno le abbiamo un grande cuoco che cucina queste pinnole in tutte le maniere, bravissimo. Pensate che ieri sera mi sono mangiato questa bellissima pinnola con la pasta e fagioli con la cotica, tutto nella pillola, una pillola, pasta e fagioli con la cotica, era un po' pesante, devo dire, mi è rimasta un poco qua, infatti ho dovuto prendere le pinnole per lo stomaco, per alligerire, le pinnole per alligerire,
la pillola della pasta e fagioli automaticamente, non è questi problemi, rop, spurchi piatta, lavi piatta. Ho capito, questo è noi terreni. Guardate quanto è bravo questo a lavare i piatti, automaticamente è velocissimo. Ma mamma che mani, chissà, guarda, tu. Veramente eccezionale, questo qua è veramente, questo sembrano i dischi volanti, come li fai, vabbè, regia, tempo è scaduto, dobbiamo mettere in moto e andiamo via per altri spazi, linee libere, vai regia, tutti la partenza, che... l'assestare, i cuscinetti sono pure, sono rotti. Leggi, anime, ma... Gennaro, vabbè, lasciamo Gennaro D'Auria e continuiamo il nostro TG rapidamente. E abbiamo adesso che... ancora Salvini a Mamette. Ma perché a Mamette ancora Salvini? Quindi non mettere in discussione una moneta unica che è criminale, che sta massacrando la nostra impresa, i nostri stipendi, le nostre pensioni. Mi sembra veramente... Da importanza al programma, se Napolitano Salvini, ieri fosse venuto a Strasburgo a dire... Vabbè, a posto, abbiamo dato, io non mi permetto di dire niente a quelli della Lega, perché sennò poi uno va a finire che cade, capito, in quella situazione, dice, vabbè, però io, ma a questo punto, regia, ci abbiamo per caso, ecco, può entrare Grillo, c'è un... Eccomi qua, ecco, non ti preoccupare, grazie, pensaci tu. Sono io l'esperto. Allora, sei pronto? A chi lo vuoi dire? Di soltanto il nome, vai, sei pronto. Ok, sei pronto. Matteo Salvini! Vaffanculo! Veramente è bellissimo. Grillo usato in questo modo veramente è perfetto. Allora, andiamo avanti. Notizia, che è una bella, è una notizia importante. Quegli altri notizie non ve li danno queste notizie qua. Ci sarà un motivo. Una donna in Colombia. Che cosa pensate fare? Ha voluto cagnare un uomo, è andata nell'ufficio anagrafe, si dice così, l'ufficio là, anagrafe. Ha detto voglio cagnare un uomo, basta, e poi ve lo dico, si è voluto chiamare di nome ABCDFGHLMN. E cognome opera questo e capite che ti... ma veramente no, è bravo ma che è non lo so diminutivo con me io forse diminutivo io perché se mi capo non mi chiamo così a queste capite che chi mannaggia per la gente questa donna si chiama ABCDFGHLMN vieni a qua ma che bello ma che si capite che chi sembra assurdo ma è vero noi lo facciamo vedere eccola qua. La vedete, questa è per l'appunto il suo nome e la donna è questa qua. E vedete, c'è il nome e il cognome che è per l'appunto ABCDFGE e il cognome HILM. No, il cognome è OPR. Comunque tutto l'alfabeto diviso tra quattro, nome e cognome. 4, 3, 3, 3 verticalizzazione, no, ma c'è la partita adesso. 3 orizzontale, 3 orizzontale. Tipica figura olandese con zoccoli. Quanta tipica lettere? Figura quanta olandese lettere? Con zoccoli. Quante lettere? Otto lettere. De Guzman. Bueno, tipica figura olandese con zoccoli. Ma piuttosto che ci fa Benitez qua adesso a quest'ora, visto che c'è la partita? Ma si starà concentrando così. Noi a questo punto, visto proprio che c'è la partita del Napoli, vi lasciamo alla partita, qualora avete voglia di vederla e la possibilità di vederla. E noi, ovviamente, per quanto riguarda noi, ci vediamo domani. E mi raccomando, non mancate, perché qui c'è edizione straordinaria 2.0. Ciao!